Professor Fedele, se vuole spiegarci un attimino qual è il contesto in cui in questi 40 anni queste aziende si sono trovate e cosa hanno dovuto affrontare. Com'erano 40 anni fa? Come sono cambiate in questa storia? E come affrontano oggi la sfida più grande delle economie avanzate, cioè come affrontano la globalizzazione intesa come globalizzazione dei mercati e globalizzazione della produzione? Proviamo a rispondere guardando quattro casi, tutti rilevanti, e cosa ancora più interessante, di settori diversi, così da poter dare una risposta ancora più completa. Ecco, allora possiamo partire dalla prima azienda, che volutamente è l'azienda che probabilmente ha raggiunto il maggior numero di dipendenti sul territorio, che è la Mangiarotti. Il signor Cacossi scrisse questo memoriale in occasione del suo 70° compleanno, quindi nel 1997. Fin da bambino ho sentito mio padre parlare spesso della Mangiarotti. Infatti eravamo negli anni 30 quando il ragionier Giuseppe Mangiarotti, ex ufficiale di artiglieria, è arrivato in Friuli dalla Lombardia per iniziare la raccolta e la disattivazione dei residuati bellici, rimasti in zona alla fine della Prima Guerra Mondiale. Lo scrivente quest'anno ha avuto la fortuna di festeggiare ininterrottamente la 55esima Santa Barbara, 1943-1997. Per questo privilegio devo ringraziare prima il Signore che mi ha tenuto in salute e naturalmente la Mangiarotti e in particolare l'ingegner Giorgio, che con squisita sensibilità ci invita tutti gli anni alla festa. Ecco. La Mangiarotti è un'azienda che è nata negli anni 30 da un'intuizione dell'ingegnere Giorgio Mangiarotti. La sua idea è stata quella di recuperare tutti quelli che erano gli ordigni bellici del conflitto, e da questi ordigni bellici, avvalendosi di certosini operai, è riuscito a disinnescare questi ordigni e a creare due linee di business. Vorrei chiamare sul palco tre giovani componenti del team Mangiarotti di oggi: Eric Dalben, Annalisa Leon e Simone Scaini. È un ottimo ambiente di lavoro, in sintesi. E almeno per quello che riguarda me e per quello che riguarda la parte di officina. Dopo. Beh, allora passiamo la parola ad Annalisa, così magari ci parla invece della parte amministrativa. Allora, io mi chiamo Annalisa, ho fatto l'università a Udine e in corso d'opera ho deciso di fare il tirocinio in un'azienda al fine di fare la tesi. E la Mangiarotti mi ha dato piena disponibilità. E quindi io sono entrata attraverso il tirocinio. Nel frattempo una persona se n'è andata e mi hanno richiamato subito dopo per darmi il posto di lavoro. Simone, che forse è il più longevo almeno per quanto riguarda la Mangiarotti. Sì, io mi chiamo Simone Scaini, lavoro da 8 anni in Mangiarotti, sono entrato al termine del percorso universitario, mi sono laureato in ingegneria meccanica. E allora ecco, la seconda azienda che abbiamo studiato, la Imel, è qualcuno che vive l'Italia da 50 anni, lo fanno da qui dietro, a pochi passi da qui, e molti di noi forse non lo sanno. La Imel quindi nasce nel 1964 e ha sempre fatto impianti di verniciatura e di trattamento superfici, a differenza della Mangiarotti, che ha cambiato, come abbiamo visto, prodotti nel tempo. Beh, si sa che è nata esattamente 50 anni fa, è un'unione di due famiglie, di genitori, amici di sempre, uno imprenditore nel settore del legno, l'altro occupato di un'importante azienda metalmeccanica del luogo, e
amici da sempre ormai le famiglie, quindi anche noi giovani, e a un certo punto abbiamo deciso, se tanta la voglia, pieni di buona volontà, di cercare di creare qualcosa da solo. Bene, se ovviamente il signor Salvador vorrebbe ripartire e poter ripartire dalle lingue, ecco che allora abbiamo chiesto a uno degli ingegneri della IMEL, Alessandro Cosivi, di poterci aiutare oggi a capire chi è la IMEL, dove si trova, cosa fa, com'è impegnata nel mondo, quali sono i fattori importanti. IMEL produce e realizza impianti di verniciatura. Possiamo passare alla successiva, c'è ancora una lista di clienti del settore grandi macchine e settore industriale, e per finire l'ultima diapositiva dice un po' dove siamo, quindi proprio qui dietro e a pochi passi da noi, da 50 anni, e speriamo di continuare a lungo. Piccole cose che però danno la qualità della vita. Si sta bene, si mangia bene, si vive bene, c'è un bel territorio, c'è tutto ed è tutto raggiungibile. Anche l'aereo, l'aeroporto, in poco tempo, un aeroporto di un'ora. Milano, attraversare Milano si sta più di un'ora, quindi viviamo in un bel posto. E poi la gente in Friulana, secondo me, è gente molto seria. Anche i nostri collaboratori sono tutti seri, tutta gente. Lavoratori, ma gente che vuole bene all'azienda, insomma. Ora che abbiamo visto queste prime due aziende, direi che magari è il momento un attimo di prenderci una pausa di riflessione, e quindi abbiamo chiesto al maestro Paolo Forte di presentarci alcuni suoi brani. Collabora con Luigi Mairon, Mauro Corona, Toni Capuozzo, col duo comico Ipapu e la compagnia teatrale udinese Anatema Teatro. Ha inoltre collaborato con Claudio Moretti, Pino Rovredo, Monio Vadia, Davide Leondino. Porta in scena in tutta Italia spettacoli di teatro con l'attore Alberto De Bastiani. Tessile, e quindi aziende ad alta componente femminile. Le prime due, la prima di queste due aziende è la Zoratto, o le industrie tessili Roberto Zoratto. L'azienda fu fondata dal signor Roberto Zoratto nel 1921 con il nome di Calzificio Friulano, per la produzione di calze da uomo e da donna. In questo modo il fondatore, con l'aiuto finanziario di un socio e quello tecnico della sorella Elvira, tessitrice diplomata, volle mettere a frutto la sua esperienza commerciale
maturata in lunghi anni di lavoro come socio e gestore di un magazzino all'ingrosso e dettaglio di mercerie e maglierie. Mi sento a disagio a parlare di un'azienda, specialmente fra pochi giorni è la festa della donna, di un'azienda quasi esclusivamente di donne che purtroppo non c'è più. Sentendo prima questi ragazzi della Mangiarotti, poi anche l'Immel, che si sono, cioè che hanno un lavoro, che sono aziende che danno lavoro ai giovani, mi sento veramente a disagio in questo momento, ecco. Però sono orgogliosa di aver fatto parte della Zoratto. Grazie. Era l'azienda di maglieria intima molto, che aveva un valore di mercato. Era un'azienda che se avesse avuto le persone adatte avrebbe dato lavoro a ancora più persone, invece è un'azienda morta, mi dispiace, ed è venuta a parlarvi una signora di una certa età. La Lampron fu fondata nel 1949 in realtà in provincia di Alessandria. Lo stabilimento di Codroipo fu aperto solo nel 1967 e già nel 1976 era stata acquistata dalla Coats Cucirini. Quindi in realtà noi continuiamo a chiamarla Lampron, ma così non si chiama da ormai tanto tempo. In quegli anni c'era la Furlana a Codroipo, no? Ve lo ricordate? La Furlana, la fabbrica, qua. Già nelle varie caste, noi eravamo gli ultimi, no? Noi non dovevamo né decollare né niente, perché quella volta la Zoratto, insomma, aveva 300 dipendenti, cose, noi eravamo gli ultimi. Per me è un fiore all'occhiello qui, da Codroipese. Personale che ha un know-how, che ha implementato nel tempo e che ha consolidato in maniera efficace, anche attraverso diverse riunioni, attraverso corsi di formazione sempre più fitti, confrontandosi con fornitori, confrontandosi internamente con responsabili di funzione e raggiungendo così il valore che attualmente abbiamo. Mi chiamo Protese Paola e sono 24 anni che lavoro qua alla Coats Trend, una volta si chiamava Lampro, e mi sono sempre occupata del laboratorio, quindi della creazione di ricette nuove per quanto riguarda colori vari di clienti che ci mandano i pezzetti di pelli. Sono friulano, ho iniziato a lavorare in questa azienda come responsabile della programmazione della produzione e dal 2005 mi occupo, sono il direttore di stabilimento. Il nostro tesoro sono le persone. Le persone, devo dire che abbiamo un gruppo di lavoro molto coeso, tutte le persone partecipano molto a tutte le situazioni che ci vengono a verificare e tendenzialmente non abbiamo mai avuto paura dei cambiamenti. Allora, la Coats Opti di Codroipo è il più grande produttore al mondo, è uno fra i più grandi produttori al mondo di chiusure lampo, ossia le nostre cerniere, e il marchio Opti è riconosciuto in tutto il mondo e lavora per le grandi industrie tessili dell'abbigliamento e delle calzature. Gli stabilimenti produttivi si trovano un po' in tutto il mondo, dalla Germania, dalla Polonia, l'Estonia, la Cina, la Turchia, il Brasile. È una semplice cerniera che costa pochi centesimi di euro, quindi è frutto della maestranza di un artigiano e delle capacità tecniche e delle metodologie che vengono sviluppate internamente alla Coats. Spero che abbiate capito in 3 minuti come viene prodotta la cerniera, che è un processo molto complicato e difficile anche un po' da spiegare. Vi avevamo chiesto di essere sintetica, ovviamente. No? Abbiamo concluso quella che era la parte di presentazione delle aziende e quindi forse sarebbe il caso un attimino di fare il punto nuovamente della situazione e capire
Quali sono allora i fattori di successo di questo nostro territorio? Quindi vorrei richiamare sul palco il mio collega, il professor Paolo Fedele, e vedere lui che cosa ha capito e che cosa trae da queste presentazioni. Nel limite dei tempi, per fare un po' le fila, eravamo partiti con questa domanda, ci eravamo chiesti come è cambiato, cosa è cambiato in quello che avevamo chiamato modello di business nelle imprese sotto analisi, e soprattutto in quale modo queste imprese stanno affrontando quel grande nodo che, al netto della retorica, dicevamo ma essere il vero nodo complicato che le imprese devono affrontare di questi tempi, cioè la sfida della globalizzazione. In estrema sintesi sono tre questi grandi elementi che vengono fuori, e volevo chiudere con questa riflessione conclusiva. Ancora una volta, grazie al ponte, grazie alle imprese che ci hanno permesso di osservarle e di farci vedere queste cose di sicuro interesse. Ecco, credo a conclusione di questa serata che possiamo lasciarci con dei buoni auspici. Abbiamo analizzato queste quattro realtà, sono emersi dei fattori importanti, non li abbiamo fatti emergere, nel senso che sono emersi naturalmente nel corso della ricerca. Quattro aziende diverse, quattro aziende i cui fattori di successo sono stati diversi. In conclusione io vorrei solo fare dei ringraziamenti, perché come sempre quando il ponte si muove una grande comunità, e una grande comunità che esprime tanto affetto e che ci aiuta. Grazie a tutti e buona serata.